Franco Toscano, allora facciamo un excursus sulla tua carriera recente. Docente universitario, hai curato la prefazione del libro di Teresa Romeo e poi sei un grande cultore di quella che è la minoranza grecanica in Calabria, o meglio i greci di Calabria. Questi tre fattori uniti ad un impegno per la cultura del nostro territorio possono o no decretare la vera rinascita delle nostre città e della nostra area grecanica? Sì, allora sono comunque docente a contratto presso l'Università per Stranieri, per precisare, comunque è chiaramente un onore per me. Sì, hai parlato di minoranza, mi sembra, minoranza linguistica. Io credo che noi dobbiamo partire da un presupposto, che quando parliamo di minoranze, riferendoci alle 12 minoranze tutelate da una legge nazionale, dalla 482-99, ci riferiamo ad aree che dovrebbero essere, proprio in quanto tutelate, dei punti di forza del territorio, cosa che fino adesso non è stato, almeno fino adesso, speriamo che in futuro, perché vedo che queste giovani amministrazioni stanno cercando di dare un cambiamento veramente, quindi speriamo che ci sia qualche novità in questo senso positiva. E dicevo che le aree in cui ricadono le minoranze dovrebbero essere delle aree ancora più ricche proprio per questa tutela che c'è. E io credo e io spero pure che l'area grecanica possa essere semmai una locomotiva, diciamo così, dell'intera provincia di Reggio e non solo una carrozza che venga trainata invece da altre carrozze e da altre locomotive, che peraltro locomotive che in questo momento neanche ci sono. Una partenza quindi potrebbe essere quella, per esempio, un primo step, rilanciare i siti archeologici e culturali presenti nel nostro territorio. Assolutamente, siti archeologici. Ecco, noi dobbiamo pensare che la nostra area, dal punto di vista archeologico, è una delle più ricche in senso assoluto. Sono stati scoperti solo a Bova Marina oltre 70 siti e nel territorio altri più di 100 nel Palizzese. Io direi che dai due capi, da Capo d'Armi a Capo Spartivento, ce ne stanno 300-400, forse 500 siti. Quindi un patrimonio archeologico di estrema importanza. Oltretutto, il nostro patrimonio archeologico non è solo importante dal punto di vista quantitativo, ma oserei dire dal punto di vista qualitativo. Noi dobbiamo pensare che addirittura è stata scoperta a Bova Marina una sinagoga che è la seconda per antichità in Occidente, cioè è una rarità assoluta. Anzi, non si può parlare neanche di peculiarità, bisogna parlare di unicità. Alla seconda per antichità ce ne stanno nel mondo, nel Mediterraneo e quindi nel mondo solo addirittura 13 o 14. Quindi pensate quanto potrebbe veramente essere importante riuscire a valorizzare questo patrimonio che è davvero importantissimo. Si potrebbe partire, visto che comunque la nostra televisione è visibile, lo ricordiamo, da Villa San Giovanni al momento a Monasterace, quindi su tutta la costa ionica, Reggio Calabria compresa, si potrebbe partire dai bronzi di Riace e dai resti, dai tantissimi resti archeologici che ci sono nella città di Reggio Calabria, città che potrebbe avere un notevole sviluppo con l'Expo 2015, qualora però ci fossero i dovuti investimenti. Assolutamente sì, io credo che una delle possibilità che non bisogna assolutamente accantonare è quello di intanto di riuscire a lavorare in sinergia tra questi paesi, tra questi territori, tra questi comuni. Per esempio, pochi sanno, io sono di Bova Marina, che Bova Marina fa parte anche, ha siglato, per così dire, un accordo di collaborazione dei comuni della Locride, quindi c'è questa tutta la fetta, la fascia che va da Bova Marina, esatto, fino a Monasterace, quindi pure la villa di Casignana, Gerace, gli scavi di Locri e quant'altro, ebbene potrebbero far parte sostanzialmente di un unico pacchetto turistico, è un pacchetto che legherebbe in qualche modo gli stessi bronzi alla nostra area, quindi c'è tantissimo da fare in questa direzione sicuramente. Anche perché è una distanza veramente minima, alla fine parliamo di 40 km e per Bova Marina più altri 50 circa per Locri, in così poco territorio è paragonabile alle dimensioni praticamente della striscia di Gaza, un pochino di più, questo per dire in termini di lunghezza. Qui troviamo arte e archeologia di millenni, millenni di storia. Assolutamente, noi già nel territorio della Bovesia, in quest'area, si parla addirittura di 9.000 anni di storia, quindi non è che è un tempo così, poi così limitato. Sì, no, dicevo, guarda, che io noto con piacere, io
come dire, non sono assolutamente d'accordo con chi è pessimista, questo per mia natura, ma oltretutto devo dire che si nota una, seppur leggera, lenta, però graduale inversione di tendenza, qualcosina si sta muovendo. E io credo, poi ci sono moltissimi giovani che noi conosciamo benissimo, che sono delle vere e proprie risorse. Io credo che sia importante anche l'aspetto psicologico, far sentire i giovani delle vere e proprie risorse, ma far sentire chiunque una risorsa, perché così è, e riuscire quindi a lavorare, a incanalarci tutti, ecco, in questa direzione così tanto auspicata, diciamo così.